chiamiamo uno alla volta e cominciamo da Christian De Sica. Sei un genio. Ma non ti aspetta. No, perché un conto è vederti nel film. No, perché il leader dei popcorn. Io sono il leader dei popcorn. Sì, sì, però. No, non penso. Ma perché. Mi sono venuto per il numero musicale. Certo, Popcorn è questa band degli anni Ottanta che si è sciolta. Questa riunione. Che si riunisce in questo film. Come Albano e Romina, come i ricchi e poveri. Uguale, Tony. Ma tu devi vedere Massimo Chini. Sì, no. C'ha una gamba bionda, sembra Marino Chiena. No, è vero. No, Paolo Rossi, Massimo Chini. Allora, li facciamo entrare? Angela, vediamo se entra. Ma guarda come sono combinati. Vediamo come sono combinati. No, Massimo Chini, Fabio, Angela. Fabio. Oh. Di a Christian di venire fuori. No, non Christian, vieni fuori, c'è un problema. O vieni fuori tu, entriamo noi. Che scusa, non lo sapevamo. Noi siamo in borghese. Ma come siete? In borghese. Scusa. Ma come ti sei messo? Che ti sei messo? No, glielo ho detto anch'io. Scusa. Buonasera. Ma non eravamo d'accordo che. Ma scusa. Non mi cascano le braccia. Ho capito. Ma siete quattro. Veramente tre deficienti. O andavamo tutti vestiti insieme. Adesso, cioè, noi siamo vestiti in borghese. Effettivamente loro sono più adeguati. Onestamente. Ma no, hanno detto veniamo vestiti di scena. No, ma che di scena? Vestiti normali. Paolo Rossi è di scena sempre. Sì, lui è sempre. Abbastanza di e che non capisce più non capisce più niente, oramai è così, ma non si va. Vabbè, non si fa uscire così. Dal personaggio. Ma cosa non dobbiamo fare? Non si fa così. No, si esce dai personaggi, si esce. Sì. Ma non esiste il personaggio, dai. No, un bel rapporto, la persona, un bel gruppo, una bella comitiva. Io sono per il sequel comunque. A me mi dispiace perché avevamo preparato un numero tanto carino. Ma non se la sono sentita. Con dei costumi stupendi come ieri sera a Sanremo, perché i veri vincitori di Sanremo eccoli. Si sono i popcorn. Eccoli. Diciamo. Grazie. Cioè, ti hanno fregato. Sì. Ti hanno fregato. Cioè, loro sono vestiti tutti carini, in borghese, e tu sei così. E come facciamo adesso, Cristian? Non lo so. Ma vado a cambiare? No, ormai non c'è tempo, ormai dobbiamo rimanere così. Non è che non facciamo la canzone, vero? Quale? Cioè, non la facciamo la canzone. No, la canzone la facciamo. Dopo ne parliamo dopo. Allora, no. Parliamo del lavoro dell'attore. Adesso parliamo del lavoro dell'attore. No, come facciamo a parlare del lavoro dell'attore con Christian in questo modo? Dunque, però sei molto elegante, Christian. Dunque. Io sono in imbarazzo, non come attore, come uomo. Lo sappiamo. E non da oggi voi. Fate fare sempre queste figure del merda. La mia banda suona il pop, Fausto Brizzi, il regista, prodotto da Luca Barbareschi, film molto, molto divertente. Allora, Paolo, fai tu. Non mi sta la sedia. Paolo. Paolino. Sta fermo. Paolino. Ritorna con noi. C'è da fare il riassunto del film. Tu che parli quattro lingue tutte insieme, le vuoi fare tu? Dai. Penso sia meglio di no. Non vorrei finire alle 2:40 come ieri sera. È rimasto Sanremo comunque. Allora, no, lui che ha iniziato con Streller, forse è meglio. Racconta tu. Sì. Io ho debuttato con Giorgio Streller, voglio dire, vengo da un'altra scuola, grazie. Si vede. Allora. La storia racconta semplicemente questo: i popcorn sono stati degli idoli negli anni Ottanta. Sì. Adesso qui c'è gente magari un po' troppo giovane, ma qualcuno un po' più maturo si ricorda delle nostre grandi performance. Come, abbiamo vinto 2 volte il Festival di Sanremo, Festival Bar. Vabbè, purtroppo, questo è un paese che non ha la memoria. Poi si sono persi. Sono sciolti e nel caso nostro un miliardario russo li rivuole al suo compleanno. Un oligarca. Un pezzo di oligarca. Un oligarca. Che ci offre qualunque cifra. Noi siamo disperati. Il vostro agente che è Diego Abatantuono. Il vostro agente che vi saluta, che è Diego Abatantuono, che non sta vedendo il derby però. No, vi rimette insieme. Guardate questa foto, guardateli. Questo
Sembra Marino Chiena, Ghini, con la barba. Li rimette insieme. Facciamo vedere il momento del film in cui vi ritrovate nell'ufficio del vostro agente? Sì. Sì. Ti ricordi, Paolo? Ci vi ritrovate? Che film? Di che film stiamo parlando? Ciao, Gore. Ciao. Guardiamolo, via. Siamo qua per motivi molto più importanti. Adesso, appena arriva l'Aki... Ma infatti, ma quando arriva questo? Io ai quattro c'ho Pilates. Ha mandato il messaggino, ha perso il 64, dice che sta arrivando. Ma che vi è con l'autobus? Ma tu, come sei venuto? Calametro. Permesso? Chiuda! Chiuda! Non lo vede che siamo in riunione? Scusate, scusate tanto. Ma chi era? Perché sono vecchio. Ma è Lucky! Lucky! Chi è quello lì? Quello lì? È Lucky! Sì, è Lucky! Vieni, vieni! Ma che ti è successo? E che mi è successo? Sono tre ore che sto lì alla fermata dell'autobus. Ne sono passati tre, ma tutti nell'altra direzione. Che potevo fare? Intendo fisicamente. Perché? Che c'ho fisicamente? Sono amore. Mi dispiace tantissimo. Quanto tempo ti è andato? Ma di che? Di vita. Quanti giorni ti resta? No, no, sembra suo nonno, ma non è che è malato. Sei malato? Non sono malato. Ha cambiato look. Ecco. Angela, tu nel film sei stata, diciamo, si capisce che sei stata sposata con Paolo Rossi, sì. Perché c'è anche un po' di fantascienza. No, e che però tu adesso hai un problemino con l'alcol nel film. Ho un problemino con l'alcol, ma in realtà poi noi ci siamo separati perché... Chi? Allegramente... No, voi due vi siete separati. Sì, così. No, cioè, ma ci siamo anche separati perché allegramente l'abbiamo, come dire, data un po' in giro. Sì. Cioè si capisce nel allegramente film. Soccola sì, soccola sì. Alcolista no. No, ecco. È generosa, generosa. Cioè, si capisce che è stata con tutti nel film, no? Sembra che la gente, almeno la gente, no? Anche, la gente, anche con me, sì. Durante il disco, sì. Disco per l'estate. Sì. Scopatine, però. No, non è vero, ci abbiamo dato giù tutta la perché settimana. Lei... Lei, seguiva, lei seguiva la linea, meglio un alcolizzato famoso che un alcolista anonimo. No, seguivo la linea della coppia aperta, sì. Vero? Allegramente, poi volevo no, solo per la te. Coppia aperta, poi lui mi ha spiegato la coppia aperta è devastata dagli spifferi. Ma negli anni 80... l'hanno chiusa. Pensa ma... la tournée. Cristian, perché come dicevamo oggi, io ovviamente vedo i film di cui... Siamo seri adesso, siamo seri. Dai, sì. Come siamo seri? Dai. Tu siamo dici... Siamo seri! Siamo seri, sei vestito come Naporso Capo, come siamo seri? Ma scusa, non puoi vero, essere però. Serio. Naporso Capo, no, mi è venuta così. Napo! È il titolo del prossimo disco che facciamo. Senti, a Napo. Cristian, no, dicevo, si ride tantissimo nel film, si ride veramente tanto. Ci sono anche scene di azione. Ci sono scene di azione, perché a un certo punto... Fatte tutte io. Tom Cruise che ha parlato. Che succede a un certo punto? Che alla festa di questo oligarca si scopre che questo oligarca è molto ricco e voi tentate di rapinarlo. Sì, sì. In qualche modo siamo coinvolti. In una siete coinvolti da Madantuono che ci ha fregato perché lui era d'accordo. Ma la... Salute. No, è la tosse. È il ricordo... Non sono stato in Cina. Il ricordo del mio ghiaccio. La tosse. Ma fai a me, addosso a me. No, e comunque che... è la SARS, perché sono vino. Mi parla da quella parte. Già sta a 2 metri di distanza. Io sono qua. Allora ragazzi, detto che quello... Parla lì, parla. Ma stasera con lui. Cosa c'è successo? Perché qui non ha dormito nessuno, per colpa di... No, noi nessuno. Capirai, pensa a noi. Io vi ho visto alle 2 di notte vestiti così dietro allora, le quinte di Sanremo. Dunque, c'è un momento che volevo mostrare ancora del film, La mia banda suona il pop, in cui siete in Russia, a casa di questo oligarca russo, la situazione è complicata e avete un ripensamento, cioè vorreste non suonare più, non fare più il concerto per il quale siete andati sino a lì. Pigliarci i soldi e andarsene. Pigliarci i soldi e andarsene. Ma c'è qualche controindicazione. Io mi sento solo. Avviene. Allora, banda dimenticati miracolati, io ho firmato un contratto e lo voglio rispettare.
Voi adesso andate a provare, sennò vi risbattono i tombini. Da dove siete venuti? È chiaro? No! Io nella mia carriera non ho mai preso ordini da nessuno e non comincerò certo oggi. Io il concerto non lo farei, ma lo faccio perché il contratto è un contratto e va rispettato. Tu, inutile cappellone, non devi parlare. Hai capito? Basta dirlo. Domani grande giorno per Ivanov. Concerto si fa e basta. Altrimenti non ci sono problemi. Tornate pure in Italia, ma a pezzi, in bagaglio a mano, capito? Ma come siete permalosi voi russi però, eh? Stai zitta, scema. Io non le permetto di trattare così una signora. Qui non vedo signore, ma sono una grandissima sciluca. Sciugliose? Gnotta. Ah, ma da quando parli russo? Situiva. Lei è un'altissima maleducata. Allora, guardi che un attimo, eh. Come facciamo? Salgo io o scende lei? Per favore, per favore, per favore, signore. Voglio dire, qui siamo tutta gente adulta, c'è anche qualche anziano, dico, meglio che ci tranquillizziamo, no? Che dice? Oh! Bravi! Cristian! Bravi! La Stefanenko me l'ha data proprio una botta con la pistola. Vi posso chiedere di alzarvi? La Stefanenko è molto brava, ma anche molto manesca. Vi posso chiedere di alzarvi un attimo in piedi? Ecco, guardate che splendore, guardate. Io ero più alto su. I popcorn! E no! E no! Non possiamo mandarli via così. Non li lasciamo andare via così. Perché tutti loro hanno una carriera vera da cantante. Cristian, hai fatto Sanremo, abbiamo una copertina del 73. Sì, sì. Come andò? L'hanno cacciato via prima sera. Benissimo. Abbiamo la copertina, di... eccola qua, guardalo! Wow. Mondo mio! Paolo, Brando. Paolo, tu quanti sei... Ma cosa ti è successo? Paolo, tu quanti Sanremo hai fatto? Sei. Inseguo il record di Lilla Pizzi. Sono la davvero nuova... sei? Sì. Sei Sanremo e fa, guarda lì, mi ricordo. Com'è andato? Come sei andato? Secondo, quarto, ultimo. Manca tre. Meglio. Tre per gli altri era promozione. Massimo, tu canti? Io però sono, sì, sono andato quattro volte. Quattro a Sanremo. Volte a Sanremo. Quella più bella è quando ho fatto la giuria. È stata un'esperienza meravigliosa. Ma io sono invecchiato di 20 anni, 7 giorni. E vabbè, sì. Angela, io so dal suo autore teatrale che canta benissimo anche sì, in teatro. Sì, io cantavo, poi mi sono curata. Allora sì. Cantiamo. Dai. E allora cantiamo. Ma cantiamo. No, perché? Però non eravamo preparati proprio, non eravamo. Vabbè, però guarda Cristian è vestito così uno sporco cavallo di battaglia. No. Ma sì, perché i popcorn. Hai sentito cosa ha detto? Ha detto No, allora il titolo è semplicemente complicato, poi c'è il gobbo, perché io non il titolo è semplicemente complicato, ma per tutti è turu turu turu, 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 che è il lato A del disco del 45 CD dei popcorn. E allora siamo pronti? Ma no, abbiamo bisogno dei microfoni. Vabbè, microfoni, mettiamo i microfoni, almeno arriva quello, tutto. Io intanto quello. Presento. Ti do la mano io. Prego. Ecco. Prego. Tornano i popcorn con semplicemente complicato, ovvero turu 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 tu tu. Aspetta un attimo che basta. Popcorn! Chi partiva da dietro? A me partiamo da dietro. Però mi devo ricordare sempre tutto io, dai. Più semplicemente complicato, facile preda della vita. Una distesa colorata di api su una margherita. Aria di mare alle finestre, quando l'estate è già finita. Sopra la prua tra le tempeste di questo oceano che è la vita. Spettinato, sempre alle prese con la dieta, una ringhiera sconfinata sul dolce soffio della sera, profumo di lavanda e fieno su questa strada verso casa.
dove il bicchiere è sempre pieno di questa dolce vita. Banda suona il pop al cinema dal 20 febbraio. Che c'è che non si fa così? Esagerato. Non si fa così. Voi non siete dei professionisti. No, ha parlato lui, ha parlato, dai. Guizzi, io me ne vado come buco. Se ne va come buco. No, fallo fermare. Sta tranquillo che ritorno. No, dai. Non si può fare così. Ripenso io. Dai. No, ma sta mozzicando. Che chiamo Bondi, ti faccio venire da Bondi, eh? Torna. Secondo me non torna più. No. Vieni. Entro solo per il mio pubblico. Bravo. Christian De Sica. Paolo Rossi. Angela Finocchiaro. Massimo Ghini. Grazie al cinema. La mia banda sarà il pop da giovedì 20 febbraio. Grazie ragazzi. Grazie Filippo. Grazie davvero. Grazie. Ciao! Hai fatto un playback perfetto. Bravo. Grazie. Grazie. Grazie.